What's up, man? Bentornati su Pokémon Mystery Dungeon, squadra blu! Nello scorso episodio abbiamo incontrato e sconfitto il Pokémon Miraggio. Oh! E in questo episodio faremo qualche missione regolare, ovviamente tagliata, ma il focus principale dell'episodio sarà reclutare tre Pokémon molto speciali che ci sbloccheranno un altro dungeon, aggiungerei. Quindi, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Vediamo un po' cos'altro vogliono darci come ricompense. La grotta tenebrosa non mi va di farla adesso, foresta ululo, da un elisir max ma non conviene per adesso. E prima di andare a reclutare questi Pokémon, Diglett, papà non è ancora tornato a casa? Figliolo, ci dispiace che tu abbia dovuto aspettare. Oh, quella voce! Preparati! Ah! 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 Papà! Figliolo, scusaci se ti abbiamo fatto preoccupare. Papà, dove sei stato? Eravamo in giro per il mondo. Il mondo è vastissimo. Esistono Pokémon che non si sono mai visti da queste parti. Ecco perché te ne eri andato. Li hai visti tutti i Pokémon che non ci sono da queste parti, papà? Certo, perché ci prendi? Oh sì, scusa. Lo so che sei speciale, papà. Ah, che carini. Comunque, adesso voglio andare a fare prima il reclutamento almeno del primo Pokémon. E poi faremo qualche missione speciale perché oggi raggiungeremo il rango d'oro, esatto. E andrò da solo, esatto, andrò solamente con Pikachu. Inoltre abbiamo l'arco amico nell'inventario. Per chi si fosse perso, ora non verrà messa la grafica. Per chi si fosse perso, lo scorso episodio ho mostrato in quale piano del Monte Remoto è possibile trovare un arco amico, ok? Io l'avevo già preso e basta, ok. Detto questo, ci vediamo da lui, dal boss. Quest'intrusione può voler dire solo una cosa. Qualcuno cerca la sfida. Sono Articuno, la sentinella del ghiaccio. Coloro che entrano nella foresta verranno distrutti dalla mia potenza. Non guardo in faccia nessuno. E neanche io, Articuno, quindi cominciamo con agilità. Ora, Articuno, Moltres e Zapdos, ci servono questi tre. Piccola cosa da dire perché è importante. Attenzione, sono più forti dell'altra volta, aggiungerei ovviamente. Hanno un tasso di reclutamento, ok, mi devo avvicinare io, di circa 30. L'unica pecca è che non sono sicuro di riuscire a reclutarlo. E avrei dovuto portare Blastoise, ma l'ho reclutato, perfetto. Articuno si vuole unire alla squadra? Ovviamente sì. È il nuovo Pokémon in squadra, però nessun soprannome. E adesso possiamo accedere all'area amico Isola Leggenda. Yeah, punti esperienza, salgo anche al 39. In effetti a noi Articuno serviva proprio per fare un certo trick per reclutare al 100% un altro Pokémon, quindi fortuna maior, insomma. Ok, e quindi abbiamo reclutato Articuno. Adesso tocca agli altri due membri. Per Moltres penso di portarmi dietro Blastoise, perché appunto conviene. Per Zapdos mi sa che conviene comunque Pikachu. Va bene, nel frattempo ho preso un bel po' di gomme, mamma mia, le darò tutte quante ai miei Pokémon più in là, ma non adesso. E andiamo da Moltres. Vetta Vampa, piano 3. Alt! Questo è il Monte Vampa. C'è una sola ragione per cui un Pokémon arriva fin qui. Per lanciarmi una sfida, oppure per scappare perché qualcuno pensa che noi siamo maledetti, ma dettagli. E sfida sia, io sono il guerriero del fuoco, Moltres. Sconfiggermi sarà un'impresa ardua, ah, capita? Non avrò nessuna pietà. Avanti!
Allora, cominciamo. Lotta contro Moltres. Stessa identica possibilità di reclutarlo di Articuno. Ossia 30% più arco amico, 10% più siamo di livello 40, quindi altro 10%. Quindi vai così. E non l'ho reclutato. Cosa molto importante. Dato che ho salvato prima di Moltres, lo dico subito, io resetterò il gioco finché non riesco a reclutare i Pokémon leggendari, perché è il metodo più rapido e indolore che si possa fare per reclutarli senza problemi. Quindi rifacciamo la battaglia contro Moltres. E l'ho reclutato, perfetto, secondo tentativo, quindi ovviamente vai. Hai un nuovo Pokémon in squadra, ovviamente però nessun soprannome. Grazie mille dei punti esperienza, adesso vediamo un po'. No, ok, avevo ragione. Blastoise non ha la piccola immagine quando parla. È una cosa un po' brutta, ma è così. Però stranamente Alakazam ce l'ha. Se siete un Alakazam, infatti, dovrebbe apparirvi l'icona di Alakazam quando parlate per dire «Ah, ora posso tornare a casa, che bello!» Ok. Ultimo Pokémon che ci manca è, ovviamente, Zapdos. Però, allora, non so se riuscirò a farlo, intanto mi porto solamente Pikachu. Però voglio davvero tanto provare ad attivare quel glitch. Intanto le gomme rosse le devo per forza dare a Pikachu perché non servono a niente a me, quindi vai, gomme rosse, sì. Poi ovviamente farò, o meglio, darò le altre caramelle gommose off camera agli altri Pokémon che posseggo, ok? E adesso Zarida, prima lo recluto ovviamente, e poi Zarida. Perfetto. Sistemo l'inventario, vado da Zapdos, le solite cose, e poi faremo qualche missione extra. Però attiveremo un evento molto importante, ossia il prossimo dungeon. Aggiungerei il secondo dungeon che affrontiamo, ma stavolta lo affronteremo tutto quanto, di 99 piani. Già, la Grotta Sogno l'abbiamo solamente vista, tra virgolette. Adesso faremo 99 piani. Non credo sia utile dirlo. Penso di fare una specie di montaggio per quell'episodio. Parlerò per tutti i 99 piani, ma taglierò le parti non essenziali, narrerò sopra le velocizzazioni se necessarie e compagnia varia. Vediamo un po' se c'è qualche missione decente qui. No, niente di decente. Dunque, di nuovo qui. Quanto è cresciuta questa squadra di soccorso dall'ultima volta? Quanto più forte è diventata? Questa forza, vediamola! Ed ecco qui Zapdos, e stavolta voglio provare ad attivare il glitch. Quindi cominciamo ovviamente con agilità, perché conviene usare agilità. Allora, il glitch che cosa riguarda? Ve l'ho già detto, se state per reclutare un Pokémon boss, deve essere un Pokémon boss, ok? Fatemi finire il pensiero, ok. E il Pokémon boss viene resuscitato e poi viene reclutato. Beh, succederanno cose molto buone. Vediamo un po' se riesco a reclutarlo adesso. A quanto pare Zapdos ha 300 punti vita, gli altri un po' di più. Ma dettagli, perché adesso l'ho reclutato. Si è anche attivato il glitch, spero. E ovviamente accetto Zapdos. Se però avete già reclutato i vari Pokémon boss barra leggendari e volete appunto rireclutarli attivando il glitch, basta appunto cacciarli via dalla squadra e riaffrontarli. Allora, il glitch consiste nel far mantenere al Pokémon i suoi punti vita da boss. Normalmente Zapdos dovrebbe avere 150 punti vita quando lo reclutate, ma adesso che andremo a trovarlo dovrebbe, ripeto dovrebbe, avere 300 punti vita, ossia i suoi punti vita da boss. Ora, è adesso che per caso lui ci dice qualcosa? Perché dovrebbe dirci qualcosa. Per molti anni... No, davvero? Abbiamo reclutato... ho dimenticato qualcosa, allora. Sappiate che comunque un prerequisito per attivare quello che voglio attivare è appunto reclutare tutti e tre i Pokémon uccelli leggendari. Che andremo a trovare, quindi andiamo. Sono qui, eccoli qua, incontra.
Eccoli qua! Abbiamo Moltres, abbiamo Articuno e abbiamo Zapdos. Non dovrei neanche dirlo? L'Isola Leggenda è un riferimento enorme al secondo film dei Pokémon, aggiungerei il mio preferito. Allora, Moltres, vediamo un po', Identikit, livello 52, 157 punti vita, con le mosse, eccole qua, Bracere, Agilità, Resistenza e Lanciafiamme. Tu invece, Articuno, sei più forte, sì, di un livello. Vediamo un po', 164 punti salute, a quanto pare ha una mole di 4, ergo potete portare con voi al massimo un uccello leggendario. Occhio. Con le mosse, Raffica, Nebbia, Leggimento e Geloraggio. Se andate da, com'è che si chiama? Da Gulpin è possibile reinsegnargli Polneve, che è OP come lo schifo. Tu invece, ve l'ho detto, si è attivato il glitch. PS 300. Già, è forte Zapdos adesso con 300 punti vita. Con Beccata, Tono Shock, Tuonda e Individua. Ora, dato che non si è attivato il glitch e comunque l'Isola Leggenda è questa qua sopra, o meglio, non si è attivato l'evento, suppongo di dover fare qualche missione extra. Fortunatamente ne ho già un paio, quindi le andremo a fare ovviamente con i nostri compagni fidati, che sarebbero Blastoise e Marowak, perché appunto li voglio allenare, li voglio tenere allenati. E quindi andiamo con loro. Ci vediamo direttamente a fine missione, perché mi sembra un po' inutile rimostrarvi un'altra volta com'è che si chiama, ho reclutato uno Shackle, sì. Il dungeon, ce l'ho fatta, ok. Ci vediamo a missioni concluse, spero vivamente che si attivi quell'evento. E abbiamo fatto, dunque, quali sono le ricompense di Ursa? Nastro Meteo, ve ne ho già parlato, previene il danno da meteo, quindi grandine, tempesta e compagnia varia, 300 poké e Nastro Specs, niente male. Ora, quando è che si attiva l'evento? Si deve attivare l'evento, altrimenti io non posso concludere l'episodio, non che sia un problema, questo episodio suppongo sia abbastanza corto. Visti tutti quanti i tagli. Il punto è che, vediamo un attimo, Gazzetta Pokémon, mi sa che, non ditemi che non posso, perché non ho ancora archiviato questi oggetti. Portatemi con voi Campolampo, mai nella vita. Trova Chaimeko nella foresta Ululol, lo potrei fare. Ok, probabilmente mi deve arrivare un qualcosa tramite posta. Sì, ok. Quindi ho sbagliato io, bisogna avere la cassetta libera a quanto pare e poi parlare con Alakazam. Non che sia un problema, per carità, perché a breve, tra 10 punti, raggiungeremo il rango d'oro. Ed è una cosa fantastica, consegna di Onda Shock, salvaguardia Cercasi, C, Turchina, Montevampa mi hanno attaccato, emergenza per Flareon. Vediamo un attimo le ricompense, sai che ti dico? Ti dico che io dovrei avere salvaguardia, quindi andiamo un attimo nella grotta Turchina da soli perché si fa prima e ci vediamo come al solito a fine missione. Dai, riuscirò prima o poi a mostrarvi sia il rango d'oro che quello che volevo sbloccare. Poso tutto quanto tranne una gigantomela perché, dai, è la grotta Turchina. Inoltre, spero, enfasi, spero di avere una salvaguardia, altrimenti non posso completare la missione, eh. No, voglio prelevare un oggetto, mia cara... Come si chiama? Kangaskhan, ce l'ho fatta. Semitraglia schermo luce. Cos'era? Era schermo luce? Non mi ricordo più. Salvaguardia, non ce l'ho, perfetto, cancella, yeah. Facciamo solamente... Vabbè, ci penso io. E dunque, ecco qui, il rango d'oro, però prima il seme salute e... Complimenti! Il team Ovetti è passato dal rango argento al rango oro. Abbiamo raggiunto la Kazam. E lo supereremo, oh sì. Grazie per avermi salvato. Ecco la ricompensa. Ok, la gomma rofea. Vediamo un po' che altro ci dà. Un altro nastro meteo, cioè non mi lamento. Ora, abbiamo la cassetta della posta libera. Abbiamo anche un'altra cosa libera, ossia il fatto che ora abbiamo raggiunto il rango d'oro. Ti scongiuro, dimmi che adesso posso sbloccare quella quest. Perché mi serve, ok? Mi serve per il prossimo episodio, quindi non dovessi riuscire a sbloccarla adesso, devo fare altre missioni, poi devo stoppare la registrazione, vedere cosa ho sbagliato. Fuoriuscita di gas nocivo?
la notizia della fuoriuscita di un gas nocivo ha portato scompiglio nel bosco oscuro. Gli esperti presumono che il fenomeno sia la conseguenza delle recenti catastrofi. Alcuni sostengono che sia colpa del Team Coughing, che si allinea nella zona, causando le esalazioni di gas maleodorante. Nessuno conosce la risposta. Il problema è che la quest non si è attivata. Allora vuol dire che c'è un prerequisito che devo ancora soddisfare? Va bene, faccio un taglio, vediamo cosa ho sbagliato e poi riprendo a registrare dicendovi: ehi, ho sbagliato X. Ok. Allora, da quello che ho capito, ho già soddisfatto tutti quanti i requisiti, ossia avere tutti e tre i Pokémon uccello leggendari, aver completato il mare tempestoso e aver completato la valle voragine. A quanto pare, se Alakazam non mi parla, devo andare qua sopra da Whiskash. Credo? Oh oh oh! C'è un detto che si riferisce al rudere sepolto. No! Tre pezzi custoditi da tre servi, è importante. Se diventano uno, chi li tiene vedrà una chimera. Non so esattamente che cosa significhi. Oh oh oh! È un riferimento a Regigigas? No, non lo è. Il punto è che la quest non si è attivata. Vuol dire che qualcosa non quadra. Non credo bisogni completare anche... com'è che si chiama? Il... non mi viene il nome, dannazione. Il rudere sepolto? Comunque sappiate che i prerequisiti li ho soddisfatti. Il semplice fatto che non si attivi la quest vuol dire che forse devo fare altre missioni di soccorso. Mi sembra un po' strana come cosa, però. Quindi facciamo così. In ogni caso questo video sarebbe terminato adesso, ok? Con la quest attivata o con la quest non attivata. Vuol dire che mi devo inventare qualcosa e molto probabilmente devo andare a fare il rudere sepolto. Non cambia niente, per carità, perché comunque l'avrei dovuto fare. Il punto è che non capisco perché non si è attivata la quest. Addendum dell'ultimo video, o meglio, dell'ultimo secondo. Sono passati un paio di giorni, in realtà, ho preso una lieve pausa e ho scoperto che a quanto pare, per sbloccare il dungeon che volevo sbloccare, bisogna liberare la piazza Pokémon dalla quest attuale. Ergo, se c'è ancora il rudere sepolto, bisogna completare il rudere sepolto. Se c'è ancora il monte remoto e il Pokémon miraggio, devo per forza parlare con Spinda. Quindi parliamo con Spinda. Cosa? Hai visto il Pokémon miraggio? Che tipo di Pokémon è? Ho capito. Capisco. Ah, ho capito. Allora si chiama Ho-Oh. Ah, è chiaro. Incredibile. Quanto ti invidio. Wow! Mi hai fatto aprire gli occhi. No, ma vabbè. Beh, sono un po' stralunati, però... La lezione di oggi è: non bisogna mai arrendersi, perché arrendersi significherebbe l'inizio della fine. Grazie a te, ho deciso di riprendere i miei viaggi. Vagherò per il mondo per trovare Pokémon rari, forse anche prima di te. Addio. E se ne va. È davvero però un gran peccato, perché volevo appunto mostrarvi il dialogo se parlavate con Spinda, con Ho-Oh come leader. In sintesi dice: cosa, sei tu il Pokémon miraggio? E basta. Ora, io mi sono già preparato con gli strumenti e con tutto per il prossimo dungeon, però preferisco sbloccarlo adesso insieme a voi, no? Quindi finiamo un attimo questa quest e poi nel prossimo episodio andremo a fare quel dungeon. Ora, fortunatamente per me, lo dico subito, ho trovato una missione sempre al Monte Remoto che ci ha dato Bora. L'ho fatto ovviamente off camera. E mio Dio, ci ha dato Bora. Voi non potete sapere quanto può essere utile Bora in quel dungeon. Cioè no, non tanto, ma dettagli, è comunque più utile di gelo raggio. Quindi, scendiamo ancora di più, completiamo il dungeon e... Ottimo lavoro oggi, adesso posso riposarmi, perfetto. Tuttavia non voglio ancora salvare perché l'ultima cosa da fare è attivare la quest
e vedere anche la gazzetta Pokémon, perché ho la cassetta postale piena. Quindi abbiamo le previsioni di cast form. Oggi il tempo su Piazza Pokémon sarà sereno, senza probabilità di pioggia. Nelle altre regioni si prevedono acquazzoni e cielo nuvoloso. Talvolta il sole potrebbe fare capolino tra le nuvole. Ok. Venduto il dipinto di Smeargle a 300 milioni di poké. Leggete se volete voi, mettete in pausa, fate quello che vi pare, io non leggerò questo. Kabuto, uno dei nostri più anziani concittadini, si sente ringiovanito. Pare che Kabuto abbia incontrato Relicant e che insieme abbiano ricordato i vecchi tempi. Le storie di Kabuto però non potevano certo competere con quelle di Relicant, vecchie di 100 milioni di anni. Kabuto, vicino a Relicant, mi sentivo un giovincello, mentre censi la chiromante. Vorresti conoscere un modo semplice per prevedere il tuo futuro? Te lo dico io, la chiave è osservare la prima cosa che trovi nel primo dungeon del giorno. Sono soldi? Allora ne guadagnerai di più. È una bacca? Sarai in ottima salute. È una mela? Sarai fortunatissimo. Fosse vero. Vabbè, io adesso attivo la quest, quindi, alla Kazam. Adesso puoi parlare con me? Ok, finalmente. Ho sentito parlare di una certa condizione atmosferica che influisce in modo anomalo su un certo mare. Pare ci sia un vortice che collega il mare e cielo, formando un gigantesco tornado. Si dice che si trovi nei pressi dell'area amico chiamata Isola Leggenda. Per quanto ne so, fino ad ora non ha causato danni. Tuttavia, sono alquanto preoccupato. La tua squadra ha l'area amico Isola Leggenda. Ti va di andare sull'Isola Leggenda per vedere che cosa sta succedendo? No! Ti va di fare il bastian contrario oggi? Per favore, abbiamo bisogno di te. Andrei sull'Isola Leggenda? Ovviamente sì. Bene, così accetti l'incarico. Mi aspetto il meglio da te. Non preoccuparti, tanto è solamente controllare un'area amico. Non dobbiamo di certo fare un dungeon di 99 piani. Dove è Articuno? Eccolo qua. Fuoco, ghiaccio e fulmine, l'armonia giammai va offesa. Quando i tre poteri si fonderanno in uno solo, si dice che il custode del mare si risveglierà con il nostro arrivo sull'Isola Leggenda. Tutti e tre insieme abbiamo risvegliato il custode del mare. Per questo i gorghi si sono trasformati in tornadi. Ho la pietra Vortex. Se la porti con te, potrai aprirti un varco attraverso i tornadi. Ti porterai in un posto chiamato Fossa Argento. Lì troverai il custode del mare. Ora vai, il custode del mare ti attende. E quindi, una volta presa la pietra Vortex, adesso la Fossa Argento è accessibile. Per andare alla Fossa Argento però dovete, enfasi, dovete avere sub. Ora, si attiva per caso Pelipper? Si attiva Pelipper, quindi adesso, finalmente, io vi saluto. E nella prossima parte, che registrerò subito dopo questa, di Pokémon Mystery Dungeon, Squadra Blu, andremo nella Fossa Argento. Ma prima, Gazzetta Pokémon? Sì, Fan Club cerca nuovi amici? Siamo lieti di annunciare la Fondazione Fan Club Squadra Rossa e Blu, yeah! Un'organizzazione che si offre assistenza, senza sì, che offre assistenza alle squadre di soccorso Pokémon. Al momento siamo in ricerca di nuovi membri. Plasma e Minun, ah, che carini, ok. Gli effetti della Baccafrago. Toglie la scottatura. Una volta mature diventano azzurre. Quelle acerbe si mangiano più facilmente perché sono non ancora diventate amare. Ah, ok, non lo sapevo. Ok, va bene. Ciao! See you next time, baby!